per la squadra perché ce lo meritiamo. Abbiamo sofferto parecchio e adesso non bisogna mollare perché domenica c'è un derby da vincere. Senti, cosa c'è stato in più rispetto alle altre volte secondo te? Secondo me c'è stato l'atteggiamento giusto fin dall'inizio, ma come l'avevamo avuto anche le altre partite. Oggi siamo stati bravi a sbloccarla noi e avere una solidità difensiva come le ultime due partite, perché è la terza partita di fila che non subiamo gol ed è un segnale importante. Il mister Zerbiani fa le tira perché forse oggi il Varese ha avuto più fame. Sì, anche secondo me eravamo affamati perché questa vittoria per noi era fondamentale, perché non potevamo sbagliare l'approccio e alla fine è andata bene. Stavamo attraversando un buon periodo dagli ultimi pareggi con Seregno e Casatese, comunque un po' meno con Seregno, ma di più con Casatese meritavamo di vincere. E oggi è arrivata ferma, comunque siamo in crescita. L'importante è che stiamo lottando sempre, questo è l'unica cosa che conta, lottare, poi il risultato viene da sé. Senti, vittoria importante per il morale, ma soprattutto anche per la classifica contro la diretta avversaria. Sì, oggi ci siamo detti che dovevamo vincere a tutti i costi. Oggi era lo scontro diretto per sperare la salvezza quantomeno diretta, senza passare le playout, e penso che abbiamo risposto bene sul campo. Oggi tanta fame in campo, messo in campo per poter poi riuscire a vincere. Sì, oggi abbiamo lottato veramente tanto su tutti i palloni, comunque il campo non era diciamo, in ottime condizioni, quindi serviva diciamo, la garra, e questa squadra ne ha tanto. In verità l'inizio era stato anche abbastanza incoraggiante sui primi 10 minuti. La verità è che dopo il primo episodio abbiamo preso gol e da lì in poi ci siamo sciolti, ci siamo disuniti e per tutta la partita poi non abbiamo più fatto niente quello che spesso facciamo. Nonostante questo abbiamo avuto un paio di occasioni, una con Denis e una con Quarena, ma la realtà di fatti è che abbiamo fatto troppo poco, troppo disordinati. Il primo tempo, dopo l'episodio del gol, eravamo anche diciamo, scollegati, troppo facilmente ci saltavano tutti nell'uno contro uno. Oggi per me la chiave è stata quella.